diretta RLB Radio Attiva. Io sono Francesca Ramunno, questo è Mi piace che ti piace. Io sono molto molto felice quando ho la possibilità di parlare di musica, di incontrare artisti che vivono di questo dono, perché la musica abbraccia un po' tutti, però quando fai le cose che fa lui, allora dici: ma è un dono di Dio, che cos'è? Io sono molto contenta, anche perché siete tantissimi, davvero tantissimi, molti messaggi al 338 640 1940, tante testimonianze d'affetto. Ho avuto modo anche di dirglielo, perché rimani colpita anche dall'entità di qualche domanda, di certe testimonianze d'affetto. Finalmente al telefono con noi c'è Virginio. Pronto? Ciao, grazie Francesca, mi hai fatto un'introduzione super. No, davvero, ti confermi ancora una volta il ragazzo umile alla mano che leggiamo, che seguiamo. Tu vivi, guarda, ripercorrere il tuo curriculum sarebbe riduttivo, hai fatto talmente tante cose. Hai trovato finalmente la tua dimensione o vuoi continuare a sperimentare? No, per carità, io spero sempre di non trovarla questa dimensione, perché uno deve continuare a evolvere, diciamo così. Sai perché ti chiedo? Quindi no, sono sempre un po' alla ricerca, ma va benissimo così, mi piace così. Avevo già letto qualcosina al riguardo, ma ti faccio questa domanda perché un po' in Italia funziona che fai una canzone, vende tantissimo e poi a fotocopia ne vai a iosa. Invece tu proponi sempre delle cose diverse. No, vabbè, dai, non è per libero. Tutti così, però certo, è una strada più sicura, sicuramente quella lì. Sì, guarda, cosa ti posso dire? Uno segue un po' gli istinti, poi sicuramente questo viaggio americano mi ha condizionato molto, per me in positivo, nel senso che mi ha dato anche mi ha fatto tirare fuori una parte che faceva sempre parte di me, però tenevo un po' più nascosta, no? Poi in realtà il disco avrà entrambe le facce. Però diciamo che è stato divertente anche cimentarsi con un inedito in inglese, no? Sì. Che non fosse una cover semplicemente. Alla voglia quindi anche di proporre qualcosa di nuovo in maniera coraggiosa e libera, come ti piace essere libero sempre. Io approfitto anche per farti un'altra domandina e prendo spunto anche dagli sms che sono arrivati. Io non le nomino perché sennò dovrei leggere 3000 messaggi, però prendo spunto qua e là perché le tue fan sono numerosissime. C'è chi mi chiede proprio scrivere per un altro artista, in qualche modo è metterti nei panni dell'altro, quindi è stato difficile scrivere per altri, ci hai pensato, come hai vissuto questa esperienza? Ma guarda, in realtà a questa domanda io rispondo sempre che è un po' come essere un attore, no? Perché tu in fondo interpreti la vita di qualcun altro, almeno a me piace farlo così, e quindi è un po', è stato divertente, a me piace. È una cosa che mi piace, è una cosa che mi ha portato anche tanta fortuna, quindi è una cosa molto bella per me, anche quando, insomma, quando hai la possibilità di scrivere per artisti emergenti, grandi, insomma, più ne metta, diventa anche un po' una sfida con te stesso, no? È vero. Cercare di capire quello che vive l'altra persona, che ha in testa l'altra persona, non è sempre semplice, però è proprio questo che mi piace. È molto affascinante. Diciamo, ecco, le cose semplici non ci piacciono sicuramente. No, ti piace incasinarti un po' la testa, però è lì che ti spremi e rendi davvero tutto quello che è il mio karma. Amiamo. Ah, che meraviglia. Anche io sono un'incasinata, però non ne azzecco uno, Virginia, sono venuta male. L'intenzione però ma era non buona. È vero, figuriamoci. Torni in Calabria, terra che ami. Esatto, torno in Calabria e quindi sono felicissimo in realtà, perché ci sono stato un po' di tempo fa e non ho avuto la possibilità poi di tornarci, quindi sono felice di ritornare domani. Noi ti aspettiamo, sì, ti aspettiamo, anche perché ci sarà una situazione particolare, duetterai con un giovanissimo, so che anche questa cosa ti piace perché tu hai sempre detto basta queste situazioni elitarie, la musica è bella tutta, quindi a me piace anche cantare con un ragazzo che ha appena iniziato, in qualche modo da imparare. Ma perché no, assolutamente, anzi guarda, a me avrebbe fatto grande piacere se avessi potuto cantare magari, sai, con un artista che ha scritto quella canzone, se quella canzone mi piace, insomma, è una cosa bella secondo me,
cioè, penso che possa anche essere un arricchimento da un certo punto di vista, perché poi nel caso in cui poi l'artista che canta con te ha scritto anche il brano, penso che ci possa essere un arricchimento in più. Eh sì, una mescolanza per entrambi, di emozioni. Ovviamente. Virgi, senti, ti dico una cosa, chapeau innanzitutto, e poi dico alle tue fan, ce n'è una in più da oggi perché mi iscrivo al fan club, perché è una cosa incredibile. Io ti auguro. Ma molto volentieri, guarda, noi siamo una bella famiglia. Sì, ho notato, divertiamo, complimenti. Facciamo un sacco di cose. Complimenti. Soprattutto ci si parla, questa è la cosa che a me piace di più. No, ma sai perché alle volte capita che magari quando annunci l'artista, chiama la fan, magari dai anche la possibilità di sentirlo, e cosa vuoi dire? Ah, sei bellissimo! Cioè, alla fine gli suoni solo le orecchie, invece le tue hanno un bel contenuto alla faccia, complimenti. Io... No, sono contento, beh, io amo tutti loro, quindi figurati. Ok. Mi inviti a nozze se mi dici così. Lo so, ma è giusto, onore al merito. Virginio, ci conosceremo domani, ti auguro le cose più belle che il tuo cuore desidera. Posso chiederti un saluto per gli amici di RLB Radioattiva? Ce lo fai? Così me lo registro, aspetta, vai, dillo mo. Allora aspetta, ridammi il copione che allora, me lo studio bene. Allora senti, se no facciamo una cosa diversa, perché sei uno simpatico casereccio. Devi sapere che lo slogan di questa radio è "mi piace". Se lo dici tu, secondo me mi fai una svolta, che mi fanno un aumento di stipendio entro un paio di minuti. Io dirò RLB Radioattiva, me lo fai sentire un bel "mi piace", Virginio, ti prego, che c'ho bisogno. Ok. Assolutamente. Ti dico "mi piace" allora. Sì, un bel così. "Mi piace". Sì, ma proprio bello casereccio, bello genuino come te. RLB Radioattiva? Mi piace. Ah, quanto mi piaci, Virginia. Buona Va musica, bene. Ciao. È abbastanza artigianale. Ciao, un bacio, ciao. Grazie.